Ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci qua sul famoso horror di cui vi avevo solo accennato, ma non vi avevo mai rivelato il titolo. Siamo su Silent Hill. Sono riuscito a recuperarne all'incirca un mese e mezzo fa una copia, visto che io è una saga a cui non ho. Diciamo, non mi sono mai approcciato a questa saga, non l'ho mai né vista né giocata in nessun tipo di forma nel corso degli anni. L'ho sempre, diciamo, sempre messa da parte, comunque ho fatto finta che non esistesse. Non mi sono mai interessato, ecco. Però ho pensato, questo a fine maggio, dopo Resident Evil 8, siccome ci siamo dedicati, abbiamo dedicato un po' di tempo a Resident Evil 8, comunque in passato alla saga Resident Evil sul canale c'è praticamente tutta, a parte i due Revelation e il sesto capitolo, ho detto, va, voglio vedere un po' com'è sto Silent Hill, ne ha sempre parlato bene, non so quanti capitoli ci sono, però i primi tre dovrebbero essere i migliori, poi non saprei. Vediamo, così ne ho recuperato una copia. Adesso, se non mi muovo qua, continua a partirmi il filmato di introduzione. Aspetta, vado nelle opzioni, va, così almeno sto fermo. Vabbè, opzioni abbastanza superflue. Ovviamente è in italiano, sottotitolato in italiano. L'audio dovrebbe essere in inglese. Ho fatto io qualche prova prima di partire, anche se i salvataggi sono andato poi a cancellarli. Adesso comunque vi dico dove sono arrivato, ma l'ho fatto proprio più di un mese fa per vedere se era tutto a posto, perché comunque sono su, anche se il gioco è PS1, lo sto emulando su PC con l'emulatore. Lo stesso emulatore di The Legend of Dragoon. Perciò ero arrivato a un punto, vedere se andava bene, eccetera, e poi me l'ho fermato. Quindi adesso ripartiamo da capo, ovviamente. E niente, qua parte sempre. Sì, ah, ok, sì, cavolo di filmato di introduzione. Però, siccome il gioco è vecchio, avevo visto che i comandi erano un po' vecchi, appunto, essendo il gioco vecchio, lo giochiamo a normale, così posso stare più sereno, eh. Sì, questo deve essere, cioè quello che abbiamo appena visto, il continuo del filmato di introduzione, praticamente, che ha avuto l'incidente. Cheryl, dove sei? Che strano, mi spiace perché c'è troppa calma qui. Questo posto sembra una città fantasma, non è che sembra. Cheryl. Allora, un attimo che, ecco, proviamo i comandi, che non mi ricordo, avevo testato anche per i fatti miei. Mi spiace che si aspettava magari un horror moderno, ma mi gira così. Voglio aggiungere al canale un'altra, insomma, saga famosa. Adesso non metto le mani avanti perché subito arriverà quello, quella, ma farei anche gli altri. Iniziamo a vedere il primo. Poi se mi gira, andiamo, facciamo al massimo il 2 e il 3. Che, quanto, insomma, quanto ne so, dovrebbero essere i migliori. Poi non so se ne hanno fatti 4, 5, 6, boh, non lo so. Non lo so. Come ho detto, è una saga a cui so ancora meno che di Resident Evil. Ecco. Vediamo. Ah, così facciamo i passettini laterali. Ah, ok, così si corre. Ok. Muore di passi. Cheryl? Is that Cheryl?
Sì, però io non è che andrei a seguirla, voglio dire, guarda che ambiente siamo. Vabbè. Where are you going? Hey, wait! Stop! E una cosa che però so, un piccolo curiosità che avevo letto tempo fa su questo primo Silent Hill, è che la nebbia è stata aggiunta dopo. In realtà l'idea originale era di farlo senza la nebbia, ma siccome per le tecnologie di allora, diciamo, la PS1 faceva fatica a caricare gli edifici o comunque le texture, eccetera, avevano pensato di nascondere la cosa con la nebbia. Appunto, sì, esatto. Per non far vedere che gli edifici si creavano dal nulla man mano che tu andavi avanti, ecco. Almeno questo l'avevo letto. Sì, i comandi, madonna. Vabbè, sono ovviamente vecchi come lo è il gioco. Beh, insomma. Ah, ecco, l'unica cosa che io avevo visto di Silent Hill era il film. Solo quello ho visto, il primo, sto dicendo, il primo, che poi ne hanno fatti credo due. Il seguito non l'ho mai visto, ma il primo l'avevo visto, non mi era dispiaciuto, anche se mi aveva disturbato un po'. Mi aveva lasciato un po', e per quello poi io non guardo i film, soprattutto i giochi ancora, ma i film horror comunque li evito praticamente tutti. Anche i più famosi io non li ho visti, perché comunque magari mi lasciano un po' disturbato, ecco. Era un po' disturbante il primo Silent Hill, eh. Non male come storia, non male come finale, che ti lascia veramente così. Adesso non lo dico però. Però, che strano, sta già facendo buio. No, io mi ricordo, anche nel film c'era la sirena. Per fortuna che ora c'è. Eh beh, allora, siamo in una botte di ferro con l'accendino. Mi ricordo che quando c'era la sirena, capitava qualcosa di brutto. Come se la immobilità del posto sparisse poi. Ma senti che baccano, non so. Di sangue. What is this? What's going on here? Oddio. No, no, lasciami. Aia. No, no, no. Mi ha seccato subito. Porca vacca. Ah, mi pare che doveva andare così, se non erro. Questo l'avevo visto. Ero arrivato a un caffè, mi pare. Forse qua. Sì, Was I ecco. dreaming? Ok. Non credo. How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month, short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you.
Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brahms, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You'd do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Sicuramente noi ascoltiamo tutto quello che ci ha detto. Ecco, sì, mi pare che ero arrivato qua nelle mie test per vedere se andava tutto bene. Qua una bevanda energetica, la prendo, sì. Una torcia, sì. Ah, è la cartina dell'area residenziale. Sì, sì. Oh, ehi. Ho visto una roba. Qua, però. Qua si può interagire. Un flipper, niente di strano. Oh, guarda. Qua mi pare c'era il salvataggio. Io salverei, aspetta. Un giorno qualcuno potrà sperimentare questi incredibili eventi. Sperando che i miei appunti risulteranno utili. Ok. Ok. Ah, guarda qua. Sì. È un'altra bevanda. Fammi vedere. Pistola ricevuta da Sybil, autonomia massima, capacità massima, sarà, vabbè, 15 colpi. Pistola della cucina difficile da usare, ma meglio che niente. Pulsante unico per on off, sta nel taschino sul petto. Fa vedere, equipaggia. Com'è? Ah, ok, col grilletto. Ah, ok, così. Vabbè, sì, meglio che niente. In effetti. Una radio si è rotta. Che si è rotta? Non si sente niente. Dovrò uscire. Adesso funziona. Radio. What's going on with that radio? Beh, ma mi sto incastrando, ok, grazie, com'è? No, così, aia. Vabbè, non è molto, no, aspetta. No, devo usare la pistola, sto coso. Ah, reload dal menu.
Aia. Morto. This is not a dream. What's happening to this place? È morto, è morto. Però fa vedere. Abbiamo il fiatone. Ah, ecco, vedi lì è lo status. Sì, ok, come Resident Evil. Sì, vecchi Resident Evil che c'era verde, giallo e rosso. No, prendi uno. Ah, però ci porta arancione. Aspetta, prendo un'altra. Ecco, verde, va. Si vede che erano proprio critici. Ok. Adesso la posso prendere? Sì. Adesso la posso prendere. E posso uscire. Dove sei cacciata, Cheryl? Vado a controllare un'altra volta in quel V. Quel V, sì, perché mi sembra la cosa logica, eh. Ah, ecco, caffè, noi siamo lì. Ah, il vicolo è questo, aspetta. E... ah, ok, la mappa è così, sì. Oh, aspetta. Ma sono colpi pistola? Sì. Sì. E quindi... 30 colpi. Per ricaricare... così, dal menu. Dal menu devo ricaricare. E teniamo la pistola pronta, va? Comunque devo andare di qua. Poi girare. Fare. Fa vedere. Sì. Che c'è la campanella. Dovrei girare di qui. Ah, indica i nemici forse. Sta campanella, boh. È giusto? Sì. Dei cani, attenzione. Ce n'è uno. Ok. Madonna, però sti comandi, aspetta. Vado. Poi la telecamera fa un po' quello che vuole. Sì, prendi. Qui c'è qualcosa. Alla scuola. Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. Ah, beh. Cioè, abbiamo trovato un pezzo di carta per terra e noi ci fidiamo, niente così. Vabbè, devo andare lì. C'è altro? La copertina dell'album. Questo disegno sono io. È il primo disegno che ha fatto Cheryl nell'album che le ho dato quando ho compiuto 5 anni. E questo? Si può... ah, sì. Tubo di acciaio. Vabbè, dobbiamo andare alla scuola. Indizio trovato così a caso, terra. Fatemi uscire da qui prima. Ciaf. Madonna. Bet. Via, no, via. Non sprechiamo colpi così. Guardalo. Conserviamoli, immagino ci saranno i boss, penso, almeno. Quindi risparmiamo colpi, grazie.
Allora, io sono lì e devo andare giù di là. Proviamo ad andare di qua. C'è altra gente. Ehi là. Oh. Che mostri strani. Ah, no. C'è una voragine. Aia. Scusate, ma. Eh no. Dove siamo? Ah, va che lo segna con la X. Provo ad andare giù di qua. Sì, sarà sicuramente una via. Cosa mi dici che dobbiamo andare per forza da una parte, però, boh. Attenzione. Madonna, qua. Cuccia Levin Street. Ma è un indizio. Questi? No, questi sono fogli bianchi. Ma. Adesso io l'ho vista una cuccia. Sono passato. Qua è bloccato comunque. C'erano due cani qua. Era qui. Aspetta, eh. Madonna. Dov'è? No, miralo. Oh, morto? Non è morto. Ma è tipo in fin di vita? Aspetta. No, aspetta. Qua. Non ho usato un colpo solo, scusa. Carica. A vedere, posso dargli il colpo di grazia così? Ah, li tiriamo. Ma non. Ah, è morto, ok, adesso è morto. Ok, aspetta. Una volta mi ha preso, però. Qua ce n'è un altro, ma. Eccola lì la cuccia. Vediamo. Posso. Forse. Ah, no, sì, ok. Posso tirargli il calcio. Ok, così risparmiamo colpi. Qua. La chiave della casa è dentro la cuccia. La prendo. Quale casa? Questa casa? Ok. Questa casa, attenzione. Cassetta prendo sì. Ah, qua c'è un salvataggio. Qua abbiamo. Aspetta, non riesco a muovermi. Ok, pallottole. Niente di speciale. Aspetta, prima di salvare. Fammi vedere bene. Niente di speciale. Ah, lì c'è. Ok. Sì, questi quasi la prendo subito. Siamo arancioni. Io la prenderei. Frigorifero è vuoto. C'è scritto qualcosa nella cartina appesa alla parete. Chiave per Eclipse. L'ho copiata nella cartina che possiedo.
Ci sono tre lucchetti. Ah, devo trovare tre chiavi qua in giro. Aspetta, salviamo adesso. Facciamo un nuovo salvataggio. Ok. Scusa, fa vedere. Sono qui. Ah, e magari le tre chiavi sono lì. C'è un cerchio, una linea retta e una freccia. Forse è di qua che devo andare. Magari le strade... Aspetta. Sono tutte bloccate. È bloccata. Cioè, bloccata, cioè, la voragine. Vediamo. Dunque, sono qua. Beh, torno indietro, vado tutto dritto. Ok, li evitiamo. Spariamo solo a quelli che proprio ci danno fastidio. Gli altri lasciamo stare. Eventuali altri. Giusto di qua. Sì, tutta dritta. Vai, tutta dritta. Attenzione. Ehi. Zig zag. Aspetta che qua mi perdo. Ah, siamo dove c'è la linea rossa. Vediamo. Vediamo anche bene se per caso c'è qualche oggetto, non so. Qui niente. Che è che mi disturba? Caracca. Fiatone. Ma devo premere. No, qua siamo andati. È avanti. Aspetta. No, volevo vedere. Premo qualche cassonetto. Attenzione. Da sbattere. Oppla. Via. Ah, forse qua c'era off limits, ho visto. Ah, ecco. Qui non vedo niente. Non c'è niente. No. La telecamera. Ah, va, questa mi sa che è una chiave. E infatti, chiave del taglialegna. Così. Una bevanda energetica. Qui no, niente. C'è una testa di cane qua. No, niente. Quindi ok. Qua ci siamo. Adesso vado su. Di qua. E là. Frenata. Inchiodata. E andiamo. Attenzione. Via. Vediamo. Sì. Dovrebbe essere qua qualcosa. Forse. Attenzione. Ah, si vede, c'è qualcosa. Un attimo. Devo mettere bene. Ah, mi ha preso. Ha detto.
Aspetta. Giriamo. Va via. Attenzione. Allora, mi prendi in giro. Prendi i colpi. Ok. Sto bastardo. Macchina della polizia. Ah, ecco, chiave del leone. Attenzione. Ok, aspetta che ricarico. Quanti colpi abbiamo? La voglia. La voglia. Allora, che abbiamo tutte... Chiave per il giardino della casa trovata nel campo da basket. Chiave del leone. Chiave per il giardino della casa trovata nel portabagagli della volante della polizia. Alla scuola. Vabbè, torcia, tubo. Vabbè, l'inventario sarà infinito, secondo me. Ok. Sì. Adesso devo andare tutto a sinistra. Fai, non frenare. Aspetta. Siamo vicini. Ok, al cerchio. So. Cosa c'è qua? Ci sarà un qualcosa di particolare, forse. Parte sta voragine. Ah, di lì. Madonna. No, girati, girati. Attenzione. Mi lasci sta. Maledizione. Guarda, ve. Ah, eccola lì. Oh. Sì. È caduto, è caduto. Ok. Porca vacca. Dammi qua. Ok, abbiamo tutte e tre le chiavi. Chiave dello taglialè. Sì, va bene. Va a vedere come siamo messi di vita. No, la vita, aspetta. Arancione. Io ne ho due. Prendiamone una. Tanto abbiamo anche il kit qua di pronto soccorso. E aspetta, ricarico. Ecco. Perfetto. Adesso possiamo tornare. Beh, vado tutto dritto qua. E tornare nella casa dove c'era la cuccia. Aspetta. Qui dove c'è il caffè, quindi dritto dritto. Sì, quasi. Fammi vedere se per caso no. Non so, c'è qualche colpo in giro sparso, magari. Boh. Attenzione. Guardalo. Slalom. Al niente. Vediamo. Sì, su di qua. Eccoci qua. Allora, prima salvo. Poi apriamo la porta. Ok. È
Hai usato chiave del leone. Chiave del taglialegna, 1. Ah, dello spaventapasseri. Vabbè, c'è un errore lì. Vabbè, si è aperto. Ok. Cosa? Sta ancora venendo buio? Non è un buon segno, caro Harry. Cosa sta succedendo? Ah, va che ha acceso la torcia. La telecamera. Ok. Attenzione. Due cure così. Prendi tutto. Sì, per, diciamo, resettare la telecamera bisogna premere il grilletto sinistro. Ah, qui c'è un po' di sangue, sembra. Boh, so. Ah, che rumore. Possiamo... Ok, no, telecamera, non farmi tutti scherzi. Dove siamo? Mappa. Ok. Provo ad andare di qua, non so. Sì. Perché gli edifici si creano dal nulla. Sì. Attenzione. Pure due cani. Hopla. Schivati. Devo andare di qua, dico bene. A vedere. Penso di sì, se non c'è una voragine. Cioè... Altri cani. Hop. Slalom tra gli alberi. Vediamo. Sì. Attenzione. Hop. Mettiamo degli ostacoli. Così. Di qua. No, ancora più giù. Via. Di qui presumo. Sì. C'è un cane, due cani, ma non li evitiamo. Boh. Apriamo. Ecco. Siamo dentro. Cos'è? Una pianta della scuola. Ma certo che la prendi. Bisogna anche... Lo devi anche chiedere, non so. Vediamo se... No, non si può interagire. Quindi abbiamo la mappa. Infermeria. Torre dell'orologio, cioè. Classe, hall, magazzino, sala insegnanti. Sarà il professore. Okay. Andrei in infermeria. Ok. Ok, quindi è la stanza di salvataggio. Infermeria, non c'è niente. C'è un kit. Ah no, ma c'era una bevanda. Ok, non l'avevo vista, ho premuto a caso. Prendi cassetta. Qua niente. Vabbè, salviamo. Salviamo sempre, forse è meglio. Qui, sovrascriviamo. Ok. Un po' di armadietti, non so dove andare adesso, però. Di qua. Si va in un corridoio, su, giù. Proviamo ad andare di là.
mica si può. Ecco, girati, va. Vediamo se qua. Moore, Ranaldo, Gordon. Deve essere la lista degli insegnanti. Ranaldo. Vabbè. Un po' di robe insanguinate. È scritto con il sangue. 12. Un posto con canzoni e suoni. Dentro lingue perdute nei tempi. C'è un segnale d'argento che dorme. Si sveglierà un preciso ordine di parole. Ma non era a posto, probabilmente. Chi l'ha scritto? Scritto col sangue. Ore 5. La terra senza luce, creatrice del caldo vento. Le fiamme rompono il silenzio, svegliando le bestie affamate. Aprono le porte del tempo per chiamare le vittime. Ore 10. Laboratorio dell'alchimista. Oro nel palmo di un vecchio uomo. Il futuro è nascosto nelle sue dita. Cambialo con l'acqua del saggio. Sono indizi, secondo me, però... Qua si può andare. Cos'è qui? Il disegno di una porta. Non so chi l'ha fatto, ma sicuramente ha un pessimo gusto. Oh. Ok. Ah, qui non si va. Ok. Vabbè, nient'altro. Questi fogli qua. No, non li ha archiviati, quindi... Se sono indizi, non so se me lo ricorderò. Comunque, di qua... Avevi messo un punto di domanda sulla mappa. Courier, c'è il cortile. Ma andiamo di qui, so. Ah, qua è bloccato, quindi niente. Qua. Ah, ecco, il cortile si può andare. Oddio. Che brutti che sono, via. Via. Ok. Madonna santa. Qui è bloccato. Ma mol. Aiuto. No, sono bloccato, aspetta. Ah, ho ucciso un altro, attenzione. Questi li faccio fuori, va. Non so. Sta zit. Muori. Ok. Qua io volevo vedere in pace. Dove siamo? Aspetta. Il cortile ok, ma. Ok, vicino a un magazzino. Aspetta che ricarico. Quello mi ha abbracciato, ma mi sa che non mi ha fatto niente. I colpi comunque li ho, dai. Anche perché è normale, quindi... Dovrei essere più tranquillo. Ah, di qua si può andare. Aspetta. Di qua... No. Torno un attimo indietro. Voglio vedere in magazzino. La serratura è incastrata. Questa porta non può essere aperta, maledetti. Quindi, se questa è bloccata... Ah, fammi vedere di qua. Non dimmi che c'è qualcuno qui. Prendi le pallottole. Oddio. Cos'è quel coso? È un'ombra? Io non mi fido. Magari di qua. Di qua si va bu. Non so. La serratura è incastrata. Questa porta non può essere aperta. Oh, madonna. Spavento.
Però non mi ha fatto, non mi ha attaccato. Non mi ha attaccato, ma meglio così. E sì, quindi abbiamo detto, ah, devo vedere di là. Ok, telecamera, fai la brava. È bloccata. Okay. Quindi andiamo di qui. No, telecamera. Ok. Allora, di là si va su. Qua c'è sala professore, vediamo. Serratura incastrata. Anche questa. Anche questa. Tutte. Ah, oh, questa sì, questa va. Oh, madonna. Vieni qua. Ti tiro. Ecco. No. Devo vedere i bagni io. Accuratamente. Non c'è niente. Qui non c'è niente. Non si vede niente. Non vedo. Ah. Non si possono aprire. Pensavo di sì. Ma strano, non c'è niente. Cioè, ma vai che è morto subito, però. Ho ammazzato quello per niente. Questo è il bagno, a vedere. Sì, bagno degli uomini. Dovrebbe essere. Qui? Non c'è nessuno, siamo sicuri. Ma no, comunque non si può interagire. Qui no, non vedo. Vabbè. Ok, niente. Va bene, qua abbiamo visto. Qua abbiamo visto. Tutto bloccato praticamente. Ah, si è aperta adesso. Ok, l'ho sbloccata praticamente. E allora direi che ricarico. Colpi comunque li ho. Anche se andiamo avanti così lo stesso. Salverei e poi vediamo un po' il resto della scuola.